Era il 6 settembre 2020 quando Willy Monteiro Duarte veniva brutalmente ucciso perché voleva difendere un suo amico che stava subendo violenze. Willy è morto perché si è intromesso, non si è fatto gli affari suoi davanti a un'ingiustizia, a un atto di violenza, non ha voltato lo sguardo dall'altra parte. La giovinezza di Willy è stata distrutta dalle mani violente di altri giovani, giovani come lui. Il libro Siamo le nostre mani, edito dall'Ave, parte dalla vicenda di Willy per riflettere sull'uso delle nostre mani, mani che generano violenza o che generano bene, mani che sono strette a pugno oppure mani aperte che tendono verso l'altro. Questo libro è stato scritto a più mani, appunto perché siamo consapevoli del fatto che ogni mano può e deve raccontare una storia, può offrire bellezza e generare bene. Abbiamo scritto questo libro perché insieme a te, a tutti voi, partendo dalle nostre vite, dal nostro impegno, insieme alle nostre comunità e all'associazione tutta, non vogliamo più girare lo sguardo dall'altra parte quando incontriamo un'ingiustizia, quando siamo testimoni di un atto di violenza, ma vogliamo essere come Willy, che ha scelto il bene e l'amore. Tutti insieme possiamo e dobbiamo farlo, per Willy e per tutte le vittime di violenza.